È con grande piacere che presento questa sera il professor Francesco Paolo Campione, che è il primo oratore di una serie di conferenze, di un ciclo che si accompagna alla mostra di fotografie di Gotthard Schuh, l'ultima Venezia, che è in corso nel pian terreno di Palazzo Loredano. Una mostra molto bella, forse voi l'avete già vista, ma è una mostra che diciamo, ha avuto l'impronta del fotografo di realtà lontane, ma quindi realtà esotiche, ma su una Venezia in cui lui era turista perché stava a Lido di Venezia in vacanza e girava per la città con l'intenzione però di fare un reportage fotografico per fare un libro, un book, insomma. No, non voglio parlare di Gotthard Schuh perché non è il mio campo, ma voglio ricordare che, insomma, come abbiamo fatto nella volta precedente con la fotografia del Giappone, abbiamo ripetuto questo modulo di accompagnare all'evento mostra una serie di approfondimenti attraverso delle conferenze. E appunto il professor Campione è il primo di questa serie di conferenze. Il titolo di questa è La fotografia dell'esotismo, ma voglio anticiparvi che troverete poi fuori, c'è questa locandina molto semplice, gli altri che sono il professor Alberto Prandi, Immagini di Venezia nell'editoria fotografica degli anni 30-60, Gian Piero Brunetta, questo sarà il 17 aprile, sempre alle 18, Gian Piero Brunetta, professor Gian Piero Brunetta, Venezia tra cinema e fotografia negli anni 50-60, mercoledì 24 aprile, e poi Peter Pfrunder, un artista fra i giornalisti, l'opera fotografica Gotthard Schuh, che chiuderà la serie martedì 30 aprile, sempre alle ore 18. Quindi in questo modo si avrà da una parte un'idea generale della fotografia su Venezia di questa serie di anni, che quindi vanno dagli anni 30 ai 60, dal 50 al 60, e poi anche di Gotthard Schuh. Io, il professor Campione, non credo abbia bisogno di presentazioni. Perché è già stato qui da noi. Comunque lui lavora al Museo di Etnologia, si chiama? Agricoltura. Il Museo delle Culture, sì, il Museo delle Culture di Lugano, e la collaborazione con il nostro istituto è sempre stata molto, molto buona e molto fruttuosa, e quindi lo ringrazio anche di questo e dell'attenzione che ha avuto per noi, perché il fatto di portare a Venezia il mostro di Gotthard Schuh è merito suo. Ecco, lo ringrazio e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Ringrazio il Presidente Danieli, grazie anche a tutti coloro che sono qui in sala, signore e signori, non ne ricordo, ma c'è qui, insomma, tante persone, forse anche più competenti di me in questo argomento, che cercherò di presentarvi utilizzando più immagini possibili. Ci ho pensato, in fondo la fotografia dell'esotismo è qualcosa che è entrata già da bambino nella mia mente attraverso la visione di un'infinità di immagini. E il lavoro che vi presento, e che ringrazio anche l'Istituto Veneto di avermi in qualche modo costretto a far diventare, a sintetizzare in un PowerPoint, cosa che è da tanto tempo che volevo fare, è in fondo proprio una quintessenza, un riassunto di un lavoro che, come vedrete, va avanti da parecchi anni. Cominciamo dicendo che da sempre esiste in qualche modo un tentativo, esiste da qualche modo un desiderio di esplorare le meraviglie, di esplorare le stranezze del mondo, di esplorare la distanza in qualche modo culturale fra un mondo e un altro. Esiste da sempre questo desiderio, e questo desiderio si è trasformato nel corso della storia in pitture, in incisioni, si è trasformato in una molteplicità di forme espressive che sono naturalmente molto più antiche di quanto è la fotografia e che sin dall'inizio sono appartenute a tutte le culture. È interessante questo, non è soltanto l'Occidente che scopre l'altro. L'altro ha anche scoperto l'Occidente, questo da tanto e tantissimo tempo. Quindi la fotografia è
l'ultimo arrivato in qualche modo in una lunghissima sequela storica di immagini dell'altro. Qui ho voluto fare proprio una rapidissima carrellata che va dal Medioevo in qualche modo alle rappresentazioni dell'ultra esotico dell'uomo delle isole Marchesi, ma la fotografia produce immagini con una differenza sostanziale rispetto al passato, cioè la fotografia le sintetizza ed esclude un'infinità di possibilità, perché la fotografia, al contrario di quanto sembra, è vero che ci restituisce la realtà visivamente, come noi in qualche modo la percepiamo con la retina, però sin dall'inizio il suo problema è proprio che questa sintesi, questa capacità di restituirci un'immagine visiva esclude tutto quello che invece nelle arti precedentemente si era stati in grado di produrre. In un dipinto, in un'incisione si può aggiungere, si può modulare, si può in qualche modo modificare l'universo visivo. La fotografia sin dall'inizio ha il problema inverso, cioè come fare ad aggiungere, come fare a dare sentimento, come fare a dare profondità, come fare a dare il movimento, come fare a dare il colore, perché all'inizio il colore nella fotografia non c'è, comunque il problema del colore è sempre stato un problema importante. Cioè la realtà è molto più mobile, molto più ricca, molto più variegata e soprattutto assai piena dei sentimenti. E se la storia dell'arte ci dà una carrellata infinita di artisti che hanno cercato di riprodurre la realtà aggiungendo dei sentimenti, è chiaro che la fotografia all'inizio, alla metà dell'Ottocento, si ritrova nelle condizioni di una nuova forma espressiva che deve arricchire di contenuti un'immagine che all'inizio è un po' vuota, anche se è molto bella. Vediamo questa immagine di Frith, un'immagine di Carnac del 1858. È chiaro che nel corso di 150 anni la fotografia di strada ne ha fatta, e da una distanza di questo tipo, da una fredda necessaria distanza di una delle primissime immagini della storia della fotografia, guardate fin dove siamo arrivati. Siamo arrivati al tentativo forse più parossistico di combinare una molteplicità di immagini per poter esprimere un complesso di sentimenti che nell'immagine da sola non è possibile esprimere. Queste sono due lunghe fotografie lunghe 3 metri, combinate da un artista contemporaneo, un fotografo contemporaneo haitiano, che le sovrappone per quadri e per profondità diverse per poter esprimere la complessità del suo animo, la sua visione estetica, il suo tentativo di percepire il mondo al di là e più profondamente di quello che è immediatamente percettibile attraverso l'occhio. Diciamo così che dalla fotografia, dal daguerrotipo iniziale fino a arrivare a Stevenson, c'è proprio tutta una variegata possibilità di raccontare attraverso le immagini, aggiungendo quel qualcosa che ogni genere di fotografia aggiunge. Quello che ha interessato il lavoro del Museo delle Culture, che interessa a me, è esplorare in qualche modo, in maniera divertente, in maniera continua ma divertente, che cos'è quel qualcosa in più che si aggiunge quando si ha a che fare col ritratto di una cultura che ha una distanza rispetto al soggetto, cioè a colui che fotografa. È interessante sottolineare che tale caratteristica, cioè questa della volontà di fotografare il mondo e di percepirne i suoi caratteri, fosse quasi connaturata all'avvento stesso della fotografia. È molto interessante, questa è una litografia del 1839 che mi sono divertito a prendere in un particolare e poi ancora un particolare ancora più piccolo, in cui si vede proprio che alla sua nascita, la fotografia viene già vista come la possibilità di qualcosa che ci permette di ritrarre la distanza. L'apparecchio diventa portatile e la sua portatilità è immediatamente legata al tema del viaggio. Gli occidentali, da sempre grandi viaggiatori, da sempre interessati a colmare le distanze dello spazio e della cultura, a partire dal 1840 si portano dietro anche una scatola nella quale le immagini vengono rovesciate, fissate su delle lastre per impressionare più o meno dei pezzi di carta. Ora,
Quello che vi presento è come dire, il frutto di un'ipotesi di lavoro che ho condiviso con un gruppo di persone molto larghe, che sono quelle che lavorano per il Museo delle Culture, ma anche altri amici studiosi di diversa estrazione. E cioè che in questo lavoro di aggiungere qualcosa a un'immagine che di per sé nasce fredda, aggiungere sentimenti, aggiungere emozioni, aggiungere significati, aggiungere valori, l'ipotesi è che il fotografo non abbia mai nel corso della storia della fotografia in fondo ritratto veramente l'altro, cioè un oggetto distante per cultura, un oggetto distante per tradizioni, un paesaggio distante per la sua configurazione spaziale o ambientale, ma che la fotografia dell'esotismo sia stata sempre e comunque un pretesto per narrare una propria visione interiore. In fondo l'occidentale, ma non solo l'occidentale, vedremo anche il giapponese, vedremo anche che nel corso del tempo la fotografia diventa un mezzo adoperato da altre culture per fotografare se stesse e fotografare anche l'occidentale, è uno strumento che permette più che di raccontare l'altro, di raccontare se stesso, di raccontare il proprio mondo interiore, di raccontare le proprie emozioni, di costruire una sorta di abecedario di emozioni. Questa ipotesi l'abbiamo cercata di avvalorare con una serie di argomentazioni che cercherò brevemente, anche per avere un po' di tempo per chiacchierare, di riassumervi. E questi sono i primi 8 capitoli di questo lavoro che stiamo facendo. Cioè ogni volta si prende in considerazione un fotografo, si prende in considerazione una monografia, un luogo fotografato, che è un luogo fisico, spaziale, distante nel tempo, ma che corrisponde a un certo tipo di visione interiore, per esplorare un po' alla volta la complessità delle visioni interiori che nascono attraverso il contatto e la relazione con mondi distanti, dalle pescatrici di Maraini fino a Venezia e ai veneziani di Gotthard Schuh. Ora, se l'ipotesi è questa, l'ipotesi che una distanza nutre una profondità, l'argomentazione che cercherò di presentarvi si fonda, diciamo così, su tre grossi capitoli. Una è chi partecipa alla fotografia dell'esotismo, cioè chi sono gli attori antropologici di questa fotografia. Poi in che modo agiscono le motivazioni di chi fotografa e in fondo qual è la fenomenologia con la quale abbiamo a che fare, perché come vi ho detto il resoconto, la sintesi che vi faccio si è nutrita di migliaia di fotografie che alla fine trovano fra di loro fenomenologicamente un certo ordine, una certa vicinanza, no? Come nei semiogrammi che vi presenterò. Ecco, queste sono le tre grandi aree su cui si è mossa la ricerca e su cui è costruita in fondo la mia narrazione di oggi. Allora, per quanto riguarda gli attori antropologici, ecco qui una bella fotografia di un fotografo a cui io sono molto affezionato, Hans-Georg Berger, un tedesco grande, studioso anche della fotografia dell'esotismo e grande innovatore della fotografia dell'esotismo. Ecco, gli attori sono tre, non possono essere che tre. Uno è chi fotografa, no? Poi abbiamo a che fare con una realtà culturale che è fotografata e poi abbiamo a che fare con un terzo attore. E il terzo attore naturalmente non può che essere il fruitore, quello che da un punto di vista semiotico è il destinatario dell'immagine. È ovvio che fra questi tre attori si viene a creare un sistema di relazioni organizzato. Ho fotografato Berger perché lui, rispetto a questo sistema, all'inizio degli anni 90 inventa davvero qualcosa di nuovo, cioè concorda la fotografia con colui che viene raffigurato nella sua immagine, cioè c'è un dialogo fra l'oggetto e la realtà culturale che provoca un piccolo cortocircuito, un'innovazione, una caratteristica molto interessante. Se proviamo a sintetizzare il rapporto fra i tre elementi, fra i tre attori antropologici della fotografia, abbiamo 5 casi, naturalmente. C'è il caso in cui
un fotografo di una cultura, fotografa un oggetto della sua cultura, cioè fotografa la sua cultura, e la fotografia è letta da persone che appartengono alla sua cultura, è il caso più essenziale, più lineare. Poi c'è il caso immediatamente dopo, fotografo la mia realtà, però per qualcun altro, che non appartiene alla mia cultura, quindi la interpreta alla luce della sua cultura. Poi c'è il caso centrale, lo vedremo, è il caso più diffuso, quello che ci interessa nel nostro caso, quello dell'esotismo, cioè io fotografo una realtà che non è la mia realtà culturale e restituisco l'immagine a qualcuno che però la pensa come me, che ha i miei codici culturali. Poi c'è il quarto caso, io fotografo una realtà culturale per qualcuno che appartiene a quella realtà culturale, e in fondo il caso più raro, un fotografo fotografa una realtà culturale che non è la sua, ma per un pubblico che non è né il suo né quello della realtà culturale. Questi sono i cinque casi che in teoria si presentano, e vedremo che naturalmente ci sono quelli assai più rari e quelli invece molto più comuni, ma che comunque c'è un'articolazione interessante. Vediamolo attraverso le foto che si fa prima. Primissimo caso è quello del documento sociale. In questo caso vedete una foto di un fotografo amatore, direi in qualche modo, un pittore sardo, che alla fine dell'Ottocento ritrae la sua realtà culturale. Antonio Ballero, nuorese, ci lascia un ritratto di Nuoro molto interessante, nel quale ritrae i suoi concittadini, e difatti hanno nome e cognome queste donne e gli uomini che sono ritratti nelle fotografie. Ci poniamo già una piccola domanda, che però vedremo non è una domanda da poco. Cioè, esistono dei dislivelli forse che permettono di dire che veramente Ballero appartiene all'insieme che poi è l'insieme dei fruitori della sua immagine? Domanda. In questo caso invece siamo sicuri che la fotografia è effettivamente in linea. Questo è Umar Lee. Umar Lee è un grande fotografo senegalese contemporaneo, un uomo schivo, io l'ho incontrato un paio di volte, un uomo che ha passato 20 anni della sua vita andando in giro per la Brousse, fotografando la gente nei villaggi e poi vendendo in maniera molto umile la fotografia a coloro che sono stati ritratti affinché la tengano fra le loro care cose. Un grande fotografo contemporaneo, in questo caso non c'è dubbio, Umar Lee fotografa la sua realtà senegalese e il fruitore della sua fotografia è colui che è fotografato, quindi è veramente una linea retta, un primo caso. Qui invece è un po' diverso, perché potremmo essere nel primo caso, perché questo è Fosco Maraini che fotografa negli anni 50, questa foto mi pare sia del 50 per l'appunto, questo è un Poliparo a Palermo, fotografato a Mondello o forse in una via del centro a vedere le architetture. Maraini è italiano, è vero, Palermo è una realtà italiana, è vero. Chi guarda queste foto è un italiano, è vero, perché sono dei ritratti che lui utilizza per reportage che poi vengono pubblicati in libro, ma è davvero Maraini appartenente alla cultura di colui che fotografa e di colui che è fotografato? Lui stesso, in una sua celebre pagina, dice di no. Lui dice: io sono un forestiero, non sono, rispetto ai siciliani e rispetto agli uomini del sud, non mi sento a casa mia, io sono uno che viene dalla luna, appartengo a un'altra cultura. Quindi è interessante, una domanda interessante. E lo stesso caso, in questo caso, è Alvarez Bravo, il grande fotografo messicano, ci dà un ritratto straordinario della sua terra, ma è davvero Alvarez Bravo partecipe della sua cultura, oppure appartiene a un segmento sociale che è talmente distante dai peones messicani che ci fotografa, che in realtà è un uomo che appartiene a un'altra cultura? E in questa distanza non c'è forse una differenza che è sostanziale nella fenomenologia delle immagini? Secondo caso, è il caso, abbiamo visto, in cui si racconta la cultura a qualcun altro, no? È il caso in cui un fotografo documenta una cultura per un pubblico estraneo. È il tipico caso della fotografia della cartolina e della fotografia del souvenir. Questo è Paolo Salviati, fotografo veneziano dell'Ottocento. Naturalmente non mi potevo esimere dal mettere questa fotografia perché sembra la stessa della copertina del volume di Gotthard Shue, no? È la piazzetta, San Giorgio in distanza, la colonna
di San Marco, è ritoccata naturalmente, è colorata così come le foto giapponesi che abbiamo portato qui qualche anno fa. E questa è un'immagine che viene venduta a qualcuno che ha Venezia nella sua mente come un paradigma esotico. Quindi è un fotografo che fotografa la sua cultura, ma per qualcun altro, gli vende qualcosa che non venderebbe probabilmente a un pubblico di casa, o comunque un pubblico lontano, distante, che ha diversi codici culturali, è affascinato dalla distanza culturale che è provocata da questa fotografia, la vede come un souvenir, la vede tanto quanto un'immagine di Bali o di una lontana periferia del mondo. E in questo naturalmente c'è un meccanismo antropologico fondamentale, c'è un investimento che è emotivo, che è anche di una ricerca che vedremo a caratteri diversi a secondo quali sono le motivazioni del fotografo. Ecco un altro caso tipico, sono tre geisha sui loro risho, jinrikisha, che vengono portate da dei portatori. Questa è una tipica fotografia fatta da un giapponese che ritrae dei giapponesi, ma per un mercato che è americano, tanto che queste foto erano acquistate in grandissima quantità, in questo caso dalla Boston Publishing Company, che le utilizzava per fare delle cartoline che hanno invaso fra il 1900 e il 1915 tutto l'Occidente. Il terzo caso è, avrei dovuto metterne 12 miliardi di fotografie perché è il caso per eccellenza della fotografia dell'esotismo. E questa è un'immagine che trovate al Consolato Svizzero, a Palazzo Trevisani in mostra. A lungo abbiamo pensato se non usarla come copertina della seconda edizione del catalogo per la sua forza, il Barong, il bene che sconfigge il male, ma un bene aggressivo, no? Di una distanza culturale naturalmente grande, che toccava tanto Gotthard Schuh quanto toccava i fruitori del suo messaggio. Invece non toccava per nulla i balinesi, che erano abituatissimi a vedere questo mostraccio colorato e luccicante che a un certo punto delle danze abbatteva la cattiva strega Rangda e così riportava l'ordine del mondo. Per i balinesi era una roba assolutamente normale, non c'era nulla di esotico nella lotta fra Rangda e il Barong. Per l'occidentale, guardate anche voi con gli occhi con cui oggi voi guardate questa fotografia 2011, e anch'io che ho passato molto tempo a Bali, ancora oggi mi fa davvero un grande effetto. Allora vuol dire che c'è quella distanza. Una distanza, questa è un'immagine che focalizza graficamente quanto vi dicevo, c'è la centralità del terzo caso rispetto agli altri che in qualche modo riportano per la fotografia dell'esotismo al caso centrale. Una distanza, vi dicevo, che qui possiamo vedere anche in una serie di immagini molto particolari. In alto a sinistra il famoso bimbo suonatore acuzco di Werner Bischoff, e poi sotto una dolcissima, tenerissima immagine di una Yanomami fatta da Barbara Brandley negli anni 50, una fotografia fantastica di uomini in preghiera sul Gange fatta da Martin Hürlimann negli anni 30, in un celeberrimo reportage che fu uno dei volumi più venduti del suo tempo, un grande volumone di Orbis Pictus, oppure quella straordinaria fotografia, perché se leggiamo in che anno viene fatto, 1880 e qualcosa, è un ritratto in primo piano di Elio Modigliani, fiorentino, viaggiatore, uomo molto sui generis, dai costumi distanti dalla visione etica del suo tempo, che ci ritrae una ragazza delle Mentawai, un arcipelago al largo di Sumatra, con i denti segati, naturalmente a riproporre il sorriso di un giaguaro nella foresta. E poi un'immagine sognante di Raymond Burnier, un straordinario, sensibilissimo fotografo che accompagna Alain Danielou nel suo lungo viaggio attraverso l'India. Quello è l'Oriente eterno, no? È la distanza di queste navi dalle vele quadre. Quarto caso. Il quarto caso è interessante, è proprio quello della fotografia coloniale o anche della fotografia missionaria, cioè è qualcuno che fotografa una cultura distante per qualcuno che appartiene a quella cultura distante. Ecco, in questo caso una fotografia venata anche da un certo umorismo in cui un capo Oglala guida la prima automobile portata nelle praterie che è di sua proprietà. Lui ha ceduto
un'enorme quantità di ettari del suo terreno al governo degli Stati Uniti e lo zio Sam gli ha regalato una macchina e in questo caso è lui stesso che dal fotografo occidentale si fa immortalare con la sua recente conquista. Però è anche il caso del Revival, attenzione perché sono fotografie anche queste fatte, costruite in modo che possano raccontare le culture quando poi alla fine queste culture non esistono più. È il celebre caso che vediamo in questa fotografia del reportage fatto da Maraini nel 39 e nel 54 fra gli Ainu dell'Hokkaido, utilizzato oggi dagli stessi Ainu per ricostruire la loro cultura. Oggi gli Ainu hanno quasi del tutto perduto i propri riti, la propria ritualità tradizionale e utilizzano le immagini realizzate dagli occidentali dalla fine dell'Ottocento agli anni 50 per ricostruire un loro passato che viene utilizzato naturalmente a fini di rivendicazione politica, di affermazione di una identità. Ecco che allora in questo caso la fotografia può essere utilissima se letta in una dimensione politica ed ecco allora il Maraini che fotografa gli Ainu nel 39 e nel 54 e oggi gli Ainu sono i fruitori di quella realtà culturale che per loro assume un significato molto importante perché permette di ricostruire un'identità negata da una storia che invece li ha visti soccombere al colonialismo giapponese. Il quinto caso effettivamente è il più raro, anche qui Maraini mi è stato d'aiuto, nel 1939 pubblica un album che si intitola Kibetto, è un album di fotografie tibetane pubblicato in lingua giapponese. E quindi è interessante, la distanza in questo caso ci porta a tanti ragionamenti che ci permettono di approfondire le diversità culturali, è la distanza di un occidentale che fotografa la realtà culturale tibetana, ma la divulga presso il Giappone dell'anteguerra, con tutti i suoi codici culturali, con tutto quello che ne consegue. Naturalmente la realtà non può essere mai ristretta all'interno di casi singoli e la molteplicità delle cose, viva Dio, ci presenta un'infinità di eccezioni. Ogni sistematizzazione è illusoria, ma ci dà naturalmente delle indicazioni. Esistono casi plurimi. Il più interessante è probabilmente, come ho già detto in questa stessa magnifica sala qualche tempo fa, quello della fotografia della scuola di Yokohama. Perché questa fotografia è fatta da fotografi occidentali e giapponesi, perché la fotografia della scuola di Yokohama rappresenta una realtà culturale che è quella giapponese, ma viene divulgata presso fruitori che sono sia occidentali sia giapponesi. Quindi della fotografia della scuola di Yokohama abbiamo in definitiva tutte e cinque i nostri casi, a secondo l'ottica con cui la fotografia viene letta, a seconda di chi sia il fruitore, a seconda dell'uso che della fotografia dell'esotismo viene fatta. Passiamo alla seconda chiave di lettura che abbiamo cercato di dare al lavoro su quelle che abbiamo chiamato esovisioni. È quella delle motivazioni. Ovviamente la pluralità dei soggetti antropologici della fotografia fa il paio con una variegata capacità di essere motivati a fotografare. Alla fine, riassumendo molto il discorso, abbiamo costruito un semiogramma nel quale si va da una fotografia che ha un fine sostanzialmente artistico, un fine di ricerca estetica, a una fotografia che ha un fine documentario per eccellenza e di carattere scientifico. Cinque grandi aree, artistica, amatoriale, commerciale, documentario e scientifica, con alcune forme che appartengono alle diverse categorie, ma sono come delle specificazioni di molto peso. Vediamo qualche foto e così cerchiamo di avvicinarci di più. Questa è una foto che ha, è vero, la capacità di rappresentarci l'altro e la distanza dell'altro, in questo caso un monaco laoziano, ma l'intenzione del fotografo, in questo caso è Hans-Georg Berger, che avete visto mentre fotografava a Luang Prabang, in questo caso l'intenzione è assolutamente estetica, è un ragionamento estetico, è una ricerca del bello fine a se stesso, in cui l'altro, la distanza, diventa il pretesto per una per un percorso interiore che ha a che fare col bello.
Questa è fotografia commerciale, non c'è dubbio. La fotografia della scuola di Yokohama è una fotografia commerciale, è un ritratto che interessa qualcuno per portarsi un souvenir lontano, e allora meglio cercarlo dal fotografo che lo fa meglio possibile. Il fotografo in questo caso deve accontentare il committente a realizzare nella maniera più perfetta il proprio immaginario, i propri desideri, i propri bisogni. E tanto è più bravo il fotografo ad andare incontro ai gusti della committenza, tanto più ha successo, tanto più ricava un utile dalla sua professione. Naturalmente questo introduce nella fotografia dell'esotismo dei codici di una certa rilevanza. Questa è la fotografia amatoriale. Ciascuno di noi fa fotografie di mondi distanti. In questo caso l'ho fatta io, questa fotografia. Fotografia fatta per strada a Giacarta qualche anno fa, a un semaforo, dove davvero oggi non esiste più quell'immagine da mari del sud poetica, ma esiste una fiumana di esseri umani che vanno in motorette, mentre nel frattempo le luci hanno invaso persino le stazioni e i grattacieli vengono costruiti durante la notte a ciclo continuo. Però è una fotografia che non ha nessuna altra ambizione, almeno in partenza, se non quella di raccontare un proprio episodio personale, una propria storia personale. È vero che però in alcuni casi la fotografia amatoriale assume all'interno del più ampio contesto della fotografia dell'esotismo dei valori importanti. Pensiamo per esempio alle fotografie di Wright fatte in Giappone all'inizio del Novecento. Il primo grande albergo giapponese, il Grand Hotel a Tokyo, un capolavoro di architettura modernista, fu fatto da Wright prendendo a prestito la suggestione dell'architettura e delle forme della cultura materiale giapponese. Allora forse in quel caso abbiamo davvero un paradigma interessante dell'esotismo inteso come giapponismo, inteso come orientalismo, inteso come suggerimento alla profonda modificazione dei linguaggi che l'architettura del Novecento ha avuto. È un documento, quello, assai più ampio. Motivazioni documentarie. Nella fotografia dell'esotismo ne abbiamo di tutti i tipi. Questa è una magnifica fotografia di un fotografo che non era un fotografo alla partenza, Ugo Pellis. Fu il padre dell'Atlante linguistico italiano, un uomo che morì di fatica nel 1943 dopo aver fatto oltre 750 interviste di oltre 9.000 parole l'uno sparse per la penisola. Ma Pellis, oltre a lasciarci 3 milioni di fogli di carta che sono conservati all'Università di Torino, ci ha lasciato anche 7.000 fotografie. Siccome era un uomo di una cultura vastissima, insegnante di tedesco nelle scuole italiane e di italiano nelle scuole tedesche, perfettamente a suo agio in 5 o 6 lingue, raffinato esponente della cultura asburgica, viaggiatore, uomo profondo, innamorato della vita e delle cose importanti in cui credeva, naturalmente ci lascia qualcosa in più, no? Ed ecco nel suo ritratto della Sardegna il vestitino della bambina di Tonara, che rappresenta l'oggetto della sua ricerca filologica, lascia lo spazio, con una visione fotografica veramente matura, a una riflessione sulla caducità delle cose della vita. Mentre la bambina piccola in primo piano sembra muoversi verso l'osservatore, in lontananza una vecchia con un vestito leggermente diverso perché segnato da un grande velo nero si allontana verso la fine di quella stessa vita. È vero, abbiamo a che fare con un uomo straordinario. Pellis fu davvero un uomo straordinario, però in questo caso la fotografia della distanza nasce con un intento che non è quello, che non è nient'altro che quello di documentare in questo caso il lavoro filologico. Una forma particolare di fotografia documentaria è il reportage. Questa è un'immagine celeberrima. Walter Bossard nel 1930 ci ritrae Gandhi e si inventa Gandhi. Dopodiché, dopo che Bossard ce l'ha fotografato così, nessun altro si è mai più permesso di fotografare Gandhi in un modo diverso da questo. Gandhi del film, che ha vinto non so quanti Oscar, è questo Gandhi qui. Gandhi di tutte le altre fotografie fatte di Gandhi dopo il 1930 è il Gandhi di Bossard, perché quel reportage, diffuso sui rotocalchi di tutto il mondo, dalla Neue Zürcher Zeitung alla Berliner Zeitung, da Life a Paris Match, fu quello.
fu quell'immagine che si impose, nessuno fu poi più capace di cambiare quell'immagine, divenne icona. Ecco allora il reportage come dimensione di una fotografia dell'esotismo che assume anche dei valori portanti per la costruzione dell'immaginario e anche per la costruzione di una politica culturale dell'immagine. O le motivazioni scientifiche. Bellissima peraltro questa fotografia del 1879 fatta da Paul Fulch, un olandese al servizio del governo olandese, che ci racconta per immagini di una rara bellezza le caratteristiche antropometriche di un popolo. Qui siamo nella Nuova Guinea, cioè nell'Australia del nord, quella parte dell'Australia che guarda verso la Nuova Guinea, il golfo di Darwin. L'antropometria, abbiamo milioni di fotografie di questo tipo. Una forma particolare di fotografia scientifica è quella delle spedizioni. Questa è una piccola chicca che vi presento, sono quattro bustine della accurata raccolta di fotografie fatta nel 1935 da Claude Lévi-Strauss, che vedete in alto a destra, chinato mentre chiacchiera con una sua amica che faceva parte della stessa spedizione nel Mato Grosso del 1935. È chiaro che un conto è una fotografia di un qualsiasi ricercatore, qui abbiamo a che fare con il padre dell'antropologia culturale moderna e fra l'altro con un uomo estremamente interessato alla dimensione estetica. Allora naturalmente la spedizione mette insieme più cose e ci racconta dell'altro attraverso una catena di immagini che probabilmente trovano la loro ragione più profonda l'una collegata all'altra, non una di per sé, come abbiamo visto per esempio nelle immagini di Berger. Terza, cerco di andare in fretta così abbiamo un po' di tempo per chiacchierare, terza chiave di lettura è quella che ho cercato di riassumere nell'espressione metamorfosi della nostalgia, perché in fondo nella fenomenologia della distanza culturale fotografata senz'altro domina l'idea della nostalgia. Si asseverano le cose, si mettono una vicino all'altra, ci raccontano in fondo dei generi ben precisi, come abbiamo cercato di definire in questo semiogramma, ma in ogni caso domina un'idea di raccogliere qualcosa che nel momento in cui l'ho fotografata sembra fuggire. Se c'è qualcosa che davvero accomuna l'intera fenomenologia della fotografia dell'esotismo, senz'altro è un sotteso senso della nostalgia, un sotteso senso di una dimensione culturale che manca nel momento in cui la vado a definire. Abbiamo cercato di metterle insieme queste cose e in fondo ci sono due estremi all'interno del quale è contenuta la fenomenologia. Da una parte il paesaggio, quasi neutrale rispetto a un sistema di valori, se soprattutto lo confrontiamo all'altro estremo che è veramente il capriccio più assoluto, è il freak, come vedremo. All'interno abbiamo diverse gradazioni che corrispondono anche da un punto di vista della costruzione dell'immagine a qualcosa di diverso. Si va da un più luminoso a un meno luminoso, da un più aperto a un meno aperto, da un'immagine più insoggettiva a un'immagine più distante, data per campi lunghi. Proviamo ad attraversarla insieme, questa larga fenomenologia della fotografia dell'esotismo. Il paesaggio è sempre così ampio, luminoso. L'esoticità è data da un campo molto lungo, da orizzonti bassi. In fondo questa immagine magnifica, peraltro, di Kusakabe Kinbei, colorata a mano, uno dei capolavori del grande padre della fotografia giapponese, andrebbe bene per rappresentare qualsiasi angolo dell'Asia. Se c'è un'immagine che è quasi un'icona dell'asiaticità, questa è senz'altro l'aratore della risaia. Ovunque voi andiate ancora oggi, in qualsiasi angolo sperduto di quel continente, questa è un'immagine che vi accompagna. Può andare bene in Birmania, in India, in Laos, in Indonesia o nel Giappone da cui proviene questa immagine che ha oltre 130 anni. Dopo il paesaggio, la storia. Abbiamo raccontato attraverso la distanza esotica la storia. Ecco quindi un'immagine piena di storia, è uno spazio chiuso, in questo caso è la piazza dei templi di Patan, che oggi è un pezzettino di Kathmandu, è stata inglobata, non lo era in passato, e qui dominano i temi della storia. La storia è pesante, la storia è monumentale.
anche quando ci ritrae dei particolari, penso al magnifico ritratto per esempio di Burnier della scultura indiana, è sempre monumentale, è sempre piena, perché è un tutto di una storia che non appartiene normalmente a chi la ritrae e quindi si impone nella sua esoticità per la sua possanza. Ritratti di identità. Dicevo prima, facendo passare le foto con chi è arrivato all'inizio, prima, che se dovessi salvare un solo fotografo del Novecento non avrei dubbi. Se tutto dovesse andare in fuoco salverei il ritratto che Roman Wisniak ha fatto nel 1939 del mondo ebraico che stava per essere cancellato dal più luttuoso bagno di sangue che l'umanità abbia mai veduto. Ritratti di identità. I bambini di Wisniak ci ripropongono un ritratto che è un ritratto storicizzato, come naturalmente la più grande fotografia dell'esotismo sa fare. Questi sono i bambini delle comunità ebraiche dell'Europa orientale nel marzo del 1939, con tutto quello che ne consegue, anche solo a dirlo, una cosa del genere. Ma sono i bambini di sempre, sono un'immagine di una nostalgia eterna che la fotografia dell'esotismo è stata capace di distillare, di sintetizzare. E guardate quella bottiglia di latte, o il giornale, il cartoccio di giornali nelle mani di questo povero bambino, o il viso magnifico, distante, di questi tre bambini che studiano all'interno di una scuola rabbinica. Ritratti di identità. Ritratti che entrano profondamente dentro di noi, che raccontano una cultura ma dove probabilmente viene espresso al più alto livello quello che è la caratteristica essenziale della fotografia dell'esotismo, cioè il rimando all'interiore, al proprio mondo interiore. Forse il mondo di Wisniak, che era un mondo interiore davvero ricco. Anche in quest'altro caso, dove non è più la tenerezza ma al contrario l'aggressività, abbiamo un ritratto di identità profondi, sono gli Yanomami, in questo caso di Barbara Brandley, raffigurati in un attimo quasi parabellico, oserei dire, ma che ci rimanda a un contesto che è il contesto del selvaggio, il contesto di un selvaggio che sfugge a ogni sua caratteristica, non è più buono e non è più cattivo, ma è quello che è la manifestazione di una di un sentimento di aggressività che appartiene all'umanità da quando l'umanità stessa esiste. La fotografia dell'esotismo ci racconta la vita quotidiana, ci racconta un sacco di storie della vita quotidiana. Ecco una foto di René Gardy, questa è del 1956, molto interessante perché ci racconta una cosa apparentemente banale ma che è sovversiva per tutti coloro che hanno studiato la storia dell'arte. La pittura in una buona fetta del mondo è un'operazione collettiva. Non esiste il pittore, perché il pittore singolo semplicemente non è considerato all'interno di quel contesto. La pittura è una roba che appartiene a più persone, non si sa chi è l'autore perché sono in tanti. Il sacro. Ebbene, questa è un'altra foto di Burnier, fantastica, è un lingam molto antico contenuto all'interno di un tempio. Quando si fotografa il sacro, nell'esotismo i piani si stringono, diventa tutto più l'uno addossato all'altro, l'emozione cresce, la sacralità fa parte dell'esperienza umana e viene trasportata nella grande fotografia attraverso la ricerca di un pathos che non può che essere formalmente trasfigurato nell'avvicinamento dei piani, nella complessità delle forme, nella contraddizione delle parti. Lo stesso per la musica e per la danza, che accrescono il pathos del sacro, di movimento, di slancio. Questa è una magnifica fotografia di Lionel Wendt, un fotografo che nel 1940 ci lascia un ritratto di Ceylon inarrivato, probabilmente per certi versi anche sperimentali della sua arte. Qui naturalmente non vediamo la danza, ma la danza è nella nostra testa, si costruisce nella nostra testa perché si costruisce attraverso il movimento delle mani su questo grande tamburo, che è in qualche modo la metafora stessa, no, di quel movimento che il fotografo ci vuol suggerire. Altro enorme, gigantesco capitolo è quello dell'erotismo.
l'esotismo che diventa erotismo. In questa fenomenologia ha un grandissimo spazio, anche perché, a dir la verità, la gran parte della fotografia dell'esotismo è una fotografia fatta da uomini soli, siano essi fotografi, ma poi etnologi, missionari, che passano grande tempo della loro vita, soldati, che passano grande tempo della loro vita in luoghi lontani, e dunque la nostalgia più profonda, che è quella dell'amore, anima la ricerca del loro immaginario. Ed ecco allora un immaginario esotico, erotico in Gotthard Schuh. Forse Schuh è, come dire, fra i più grandi interpreti dell'erotismo, esotismo nella fotografia del Novecento, anche perché Bali si presta particolarmente, no, all'idea di questo paradiso perduto di bellezze primigenie. Però abbiamo anche questo album del 1885, mi pare, 65 addirittura, così antico, l'avevo scelto proprio per questo. Sono delle Kafrin, delle giovani ragazze del Sudafrica, sembra quasi l'inventario di un bordello, a ben vedere. Ma in fondo non siamo molto distanti dall'intento dei fotografi che realizzarono questa serie di immagini, che però ci rimandano naturalmente a un contesto vivo, quasi vivido. C'è un erotismo anche che concerne una tensione che non è eterosessuale ma è omosessuale, e la fotografia dell'esotismo è stata davvero una valvola di sfogo molto interessante per una grande parte di emozioni che la società, soprattutto occidentale, ha rimosso o ha tentato di rimuovere per lungo tempo. Ecco qui tre immagini di un esotismo che fa il paio con una tensione di carattere omoerotico. In alto a sinistra un ritratto di un giovane della Nuova Caledonia, dal celebre album del 1889 del principe Rolando Bonaparte, un'altra immagine di Lionel Vent, e una delle immagini più celebri e più vendute, più ricercate della fotografia della scuola di Yokohama, il tatuato, no? Il vetturino, il portatore di messaggi. L'attenzione verso quel tipo di fotografia, e l'attenzione ancora oggi spasmodica, naturalmente deriva dalla volontà di tenere con sé un ricordo che è venato di un erotismo non convenzionale. Anche l'umorismo fa parte, naturalmente, e ha grande parte all'interno della fotografia dell'esotismo. Questa è davvero una fotografia fantastica, bellissima, sembra. Se non ci fosse questa fotografia bisognerebbe inventarla, perché in qualche modo riassume tutti i canoni del razzismo possibili e immaginabili, ci fa sorridere, ma se la guardiamo con occhi un po' più profondi ci dovrebbe davvero terrorizzare e far pensare su quanto la distanza culturale raccontata dalla fotografia dell'esotismo introduca falsi miti e introduca delle visioni etiche che raccontano di molte cose della storia del mondo. Due Kafrin, anche in questo caso, ma non sono le Kafrin di prima, tutte gentili, in pose lascive, dal corpo perfetto e attraente, ma sono state scelte a bella posta, cicciotte, per fare quasi un po' sorridere con le loro acconciature, anche queste un po' buffe, e giocano a ping pong. E in questo caso è quasi la cattiveria, no? della rappresentazione, che però è camuffata in questo umorismo che fa parte in qualche modo di un orizzonte, di un immaginario dell'altro che ancora oggi ci contraddistingue. Ancora oggi noi ritraiamo, guardiamo la distanza culturale con occhi giudicanti che ci portano a sorridere di cose che forse dovremmo chiederci perché mai ci fanno sorridere. Una fra le ultime categorie molto interessanti della nostra carrellata è quella che ho voluto chiamare gli eroi dell'ultra esotico. Sono proprio tutti quei personaggi, tutte quelle rappresentazioni di identità che per la loro singolarità, per la loro stranezza, oltrepassano proprio la possibilità di essere comparata con qualsiasi cosa che c'è nell'occhio del soggetto, sia esso occidentale, sia esso giapponese o fotografi di qualsiasi distanza. È interessante, in questi ultimi 20 anni sono stati fatti degli esperimenti con fotografie realizzate da africani immigrati in Occidente appena arrivati,
cui è stata data una macchina fotografica per rappresentare quello che più li colpiva dell'Occidente. Anche lì rappresentavano i loro eroi dell'ultra esotico. Un nero del Malì che non ha mai visto un pompiere, naturalmente quando arriva a Milano e vede una macchina dei pompieri che spegne un incendio, è la prima cosa che fotografa, perché il pompiere non esiste in quella cultura, così come non esistono tantissime altre cose che per noi sono normali. Cioè la distanza culturale ci fa focalizzare su delle immagini che sono immagini minime, particole rispetto agli universi culturali, ma che restano immortalate alla storia in virtù della loro originalità. Questo vuol dire che in qualche modo la fotografia dell'esotismo è tutta una burla, tutta un'invenzione, è una messa a fuoco in qualche modo di un settore estremamente piccino rispetto a un'immagine delle culture che in virtù della sua normalità alla fin fine può darsi che ci è sfuggita. E ci mettiamo dentro in questa categoria, non so, i samurai, i sumoka, ci mettiamo dentro tutte quelle cose strane, no? Che non appartengono alla cultura di chi ritrae. In questo caso è un'acconciatura piuttosto pesante, scherzavamo prima con una ragazza, certamente farsi lo shampoo per questa signorina Marine Danim della Nuova Guinea sud-orientale sarebbe una vera impresa. Quasi all'estremo della nostra fenomenologia troviamo il raccapriccio e la crudeltà. Ecco una fotografia, ed sono tante le fotografie dell'esotismo caratterizzate per aspetti violenti, condannatori, prigionieri, gente torturata, suppliziati, gente decapitata e poi un sacco di trofei. Li ho evitati perché erano brutte, ma ce ne sono, immagini di teste prese in mano o addirittura di gente squartata. Quasi che la fotografia dell'esotismo non si sia voluta proprio perdere nulla, si sia concesso a qualsiasi forma di vicinanza rispetto a una realtà culturale per nutrire chissà quali pulsioni del fruitore dell'immagine. E naturalmente questo è l'oggetto, no, della ricerca condotta. Cosa andiamo a nutrire, cosa nutre una fotografia come questa? Dove lungo una spiaggia oggi, se voi faceste una foto di questo angolo, di Kowloon, troverete 300 grattacieli. Questo è uno degli angoli di Hong Kong oggi a più alta densità abitativa. All'epoca era una spiaggetta sperduta nel sud del possedimento inglese dove venivano tagliate le teste ai pirati e venivano lasciate così in bella posta affinché la gente imparasse che non bisognava esercitare questo triste mestiere. E da ultimo forse la periferia più lontana dell'immaginario esotico e della fotografia dell'esotismo sono i freak, li ho voluti chiamare così. Questi sono i più morigerati di quelli che ho trovato, ho voluto evitare le immagini più pesanti. Ma la vita di questo gruppo di fenomeni da baraccone fu davvero molto pesante. Vennero presi in Australia e vennero fatti circolare su baracconi da circo e venduti in tutte le fiere del vecchio continente come gli aborigeni selvaggi, cannibali di Cunningham. Cunningham era il loro padrone, li aveva comprati effettivamente, erano i suoi schiavi, li teneva malnutriti, sporchi, perché così vendevano di più, così gli spettacoli da circo Barnum erano ancora più frequentati. Morirono uno alla volta di stenti, di malattie, in un ambiente terribile come era per loro quello dell'Europa della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. E di loro naturalmente abbiamo una ricchissima carrellata fotografica, gli irsuti aborigeni cannibali australiani. Un tentativo di proposta per concludere questa piccola chiacchierata è che forse probabilmente tutto il lavoro fatto sulla fotografia dell'esotismo potrebbe essere utile se incanalato in un'idea che ho chiamata quella dell'eidotipo, utilizzando una terminologia da geometra, insomma, no? L'eidotipo è lo schizzo che viene fatto di una casa, di un terreno, prima che sia fatto il disegno quello vero. Perché in fondo, se mettiamo insieme, come ho fatto in quello schema, le diverse parti, cioè il soggetto che fotografo con le sue aspettative, con le sue visioni del mondo,
l'oggetto culturale nella fenomenologia che vi ho rapidamente presentato. È il fruitore, vediamo che l'immagine fotografica, quella che abbiamo visto, in fondo è qualcosa che si configura nei suoi significati e nei suoi valori non tanto nella costruzione di chi l'ha fotografata, non tanto perché ci dà un'immagine di una realtà che in realtà non esiste, è completamente trasfigurata, è finta, ma piuttosto in un'area appena prima di quella dell'ultimo fruitore dell'immagine, cioè costituisce quasi un attivatore, ecco, di un immaginario collettivo che è posseduto da chi guarda le immagini e da chi di quelle immagini possiede le chiavi attraverso i propri codici culturali. In fondo, forse il valore più alto di tutta la fotografia dell'esotismo è quella di darci un campionario sistematico, ben organizzato, ricco, storicamente ben costruito, di eidotipi, cioè di schizzi, cioè di qualcosa che contiene in sé una potente qualità culturale che può essere confrontata con quella del suo ultimo fruitore, di colui che guarda ieri, oggi e che guarderà domani quelle immagini, perché sono immagini oggetto di una lunga, profonda risemantizzazione, che sarà una risemantizzazione all'infinito, ma che alla fine ci darà davvero la possibilità di costruire in progress qualcosa che sarà sempre nel corso della storia il riferimento a una alterità che in fondo è una identità negata dell'individuo che ha attraverso la macchina fotografica esplorato un suo mondo interiore. Alla scomparsa dei mondi lontani di una volta, alla progressiva omogeneizzazione dei mondi di oggi in una complessità culturale che ci sembra sfuggirci, ma che in realtà è sempre ben presente, in fondo non corrisponde che una inesausta, lunga, lunghissima, profonda, lontana ricerca di noi stessi. Mi piaceva per l'appunto concludere con un'immagine fantastica di Fosco Maraini, un'immagine inarrivabile, un'immagine che non potrà mai più essere fatta, un'immagine di due pescatrici a 8 metri sott'acqua che Maraini nel 1954 ritrae grazie al fatto che si era costruito, inventato un piccolo scafandro di acciaio con dei vetri all'interno della quale aveva infilato la sua Leica, si era infilato in acqua da ottimo sommozzatore e grande sportivo e aveva colto un attimo fuggente di una eternità per l'appunto sepolta nei più profondi abissi del mare, così come probabilmente i più profondi abissi della nostra anima sono quelli che ci racconta tutta la fotografia dell'esotismo. Grazie.